È scoppiato un dissing tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva. Con una storia del cazzo ti ho ridato la vita. J-Ax? Ciao, il segretario di Fedez, sì. Sono volate delle frasi shock. Ideali, famiglie, valori. Io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni. Dovevo proprio svelarti così su due piedi che era una marchetta costruita a tavolino, che ti hanno usato come un pannolino. Sarmo e Luque, che sfida epica. A me tocca Meneguzzi, è una vita che la sfiga mi perseguita. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video shock. È scoppiato un dissing tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e il meglio anche il peggio di questi dissing shock. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video, nuovo dissing shock che vi devo assolutamente raccontare. Infatti a grandissima richiesta, visto che me lo avete chiesto in tantissimi, oggi parleremo dello scontro social del momento. Infatti, come ben saprete, sono scoppiati tanti litigi in questa estate 2023, ma oggi i nostri occhi andranno ad indagare il litigio che c'è stato tra due artisti con la A maiuscola. Da una parte abbiamo lui, J-Ax, ovviamente con la sua disco Paradise con Fedez e Annalisa, ha fatto ballare tutti quanti noi in questi ultimi mesi. E che cosa succede? Succede che se da una parte abbiamo J-Ax che se tiene in ceso in bocca, dall'altra abbiamo una vecchia gloria del pop italiano. Sto parlando di Paolo Meneguzzi e come dimenticare le sue hit che hanno reso i primi anni 2000 degni di essere vissuti. Ricorderemo tutti quanti la sua canzone Vero Falso. Bene, ma arrivati a questo punto vi starete chiedendo che ci azzeccano Paolo Meneguzzi e J-Ax insieme? La risposta è molto semplice, perché tutto questo dramma che è scoppiato in questi ultimi giorni parte da alcune dichiarazioni che proprio Paolo Meneguzzi ha fatto durante un'intervista. Nell'intervista rilasciata a Mow Mag, proprio Paolo Meneguzzi dice: ora permettimi un appunto sulla scena odierna, però. L'estate pop 2023 è deprimente, il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop deve essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli. Se fai i dovuti confronti tra un prodotto e l'altro, te ne accorgi della differenza. Il pop migliore non è dozzinale, affatto. Blanco, ad esempio, se fosse prodotto anche meglio, potrebbe tranquillamente sfondare porte internazionali perché ha tutto ciò che serve. Su uno come lui io investirei molto di più. Con chi duetterei? Uno dei miei idoli è sempre stato Justin Timberlake, ma anche Usher. E perché no Miley Cyrus? Ma, insomma, abbiamo capito, no? Queste frasi, queste parole abbastanza, diciamo, critiche nei confronti di Disco Paradise e di questi tormentoni estivi pop che nulla vogliono dire se non canzonette e basta, ovviamente danno il là a questo dissing. Tant'è infatti che di fronte a queste parole J-Ax non rimane in silenzio. Arrivano sotto i suoi occhi e decide di rispondere per filo e per segno a Paolo Meneguzzi, anzi, come lo chiama lui, a Pablo. Su Instagram, infatti, J-Ax pubblica alcune stories nelle quali riporta le parole di Paolo Meneguzzi e dice: sei sicuro che tu vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano. E poi continua:
Non c'è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al pubblico che oggi non capisce più un ca. A tutti capita di fare canzoni che non connettono col mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni. Se quando succede vi ritrovate con in mano un pugno di mosche, vuol dire che non avete una fanbase che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream. Significa che avete fatto musica superficiale, che non è entrata nel cuore della gente, ma solo nelle orecchie, per poi uscirne dopo una stagione. Comunque, meglio oggi con i dodicenni che fanno binge streaming che prima con i produttori papponi che decidevano tutto. Ed è proprio di fronte a queste parole che Paolo Meneguzzi decide di replicare a J-Ax. E fate bene attenzione, perché da questo momento vedremo proprio un botta e risposta social tra i due cantanti. Infatti Paolo Meneguzzi pubblica un selfie e scrive una sorta di lettera a cuore aperto proprio a J-Ax. Ed inizia così: caro J-Ax, ma chi verrebbe dietro a te, voi, se non seguissi il sistema che hai sempre criticato? Fai il portavoce che il sistema è marcio, che rinneghi Sanremo, The Voice, e poi fai le pubblicità del panettone. Parli di papponi, ma fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini per non cadere nell'oblio che probabilmente tanto ti spaventa. E per fare i fighi ci urlate ancora legalizzala, ma anche basta. Io ho una scuola artistica, produco film, dischi di ragazzi e ho una famiglia. Questa è la mia musica. Non ho il successo di prima? Pazienza. Io credo negli ideali e tu nelle canne. Io ero una realtà pop in America Latina nel 1996. Tiziano credo avesse 16 anni. Faccio un plauso alla tua ignoranza che si allinea a quello che proponete e a quella di molti superficiali che fuori dall'Italia non sanno andarci. Perché ti ricordo che a qualche chilometro dalla frontiera italiana tu, musicalmente, non sei nessuno. Ma torniamo a Disco Paradise, targata 2023, canzone che poteva uscire anche nel 1974. Fate i duri con i tatuaggi dei dragoni e mi cantate le bolle di sapone? Non lo trovate un po' trash e un testo un tanto non credibile per l'età che avete? C'è proprio bisogno di dire alza il finestrino e scomodare Battisti? Non sapete cantare, ma gridate, parlate e storpiate linguaggi nel microfono con volgarità, parolacce e messaggi nelle canzoni veramente discutibili o incomprensibili. Ripeto, ce n'è davvero bisogno? Il pop è una cosa seria. Si cerca di creare un'identità, un suono collegato a un'emozione, la perfezione della melodia e del mix, dei testi. Si cerca di mandare un messaggio che si possa avvicinare a un'arte e soprattutto c'è un'imprescindibile etica nei messaggi. Ma dimmi un po', quale cavolo è il vostro messaggio? A me pare solo che il messaggio sia dai, facciamo soldi, creiamo un sistema costruendo standard di scarsa qualità perché è più facile, perché la qualità è molto più difficile da sostenere. Forse la qualità te la sei dimenticata? O perché è meglio attaccarsi al treno del trash o di chi ha i follower? Attento, non ho parlato di fan, ma di follower, con il cuore, firmato Pablo. E a questo proposito J-Ax decide inizialmente di pubblicare una storia nella quale dice: raga, questo ancora parla, quindi chiedo a voi, gli rispondo ancora in modalità storico, o lo sotterro, o faccio la persona matura e volo alto, rispondo da stronzo, sì, no, ovviamente manco a dirvelo, ho vinto la risposta sì. Al che cosa succede? I fan lo richiedono, tutto il web lo richiede, e siamo di fronte ad una vera e propria risposta super super shock proprio fatta da J-Ax, che decide incredibilmente di regalarci un dissing cantato, un vero dissing, perché noi parliamo di questi dissing che sono delle litigate, ma i veri dissing sono quelli cantati, e questo è quello di J-Ax nei confronti di Paolo Meneguzzi. Guardate. Hola Pablo! È abbastanza America Latina questa base? Va bene? Sai, vorrei alzarmi al tuo livello. Vamos! Chico! Mettiamo questa cosa in prospettiva. Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva. Con una storia del cazzo ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita. Ti sei attaccato come un naufrago alla cima, sali sulla barca e poi ti attacchi al cazzo come prima. Salmo e Luque, che sfida epica. A me tocca Meneguzzi, è una vita che la sfiga mi perseguita.
E tu mi fai la predica per una gloria breve come la tua fama in Sud America. E mo su Instagram ti insultano, su Facebook ce l'hai fatta. Nel regno dei coglioni, complottisti e terra piatta. Tra giornalisti, iene, cookie e chi tiene i gruppi coi meme brutti. E potrei dire cazzo me ne guzzi, ma ti voglio bene pussi, ti auguro successo. Così che poi ti insulta chi ti dà ragione adesso. Ideali, famiglie, valori. Io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni. Hai detto che io i follower e non i fan. Quando mai? Io sui social metto solo le foto dei live. Tu quelle di tuo figlio per acchiappare due like. Poi vieni a farmi la morale per la disco Paradise. Che a tuo confronto sembra scritta da Guccini. E dici che faccio il pappone con i ragazzini? No, Nini, io ho detto che gli streaming sono meglio di quando il tuo produttore faceva giochini da Gioppini. E si comprava i tuoi dischi truccando la classifica Fini. Che hai detto? Saresti diventato Justin Bieber con il giusto investimento? E Madonna in Cile era il tuo livello? Ma in Italia eri Tiziano Ferro senza la voce e il talento. Non lo faresti un pezzo con Annalisa e Fedez? O con Iannacci o Pino Daniele? Io non sono un grande ma li ho conosciuti grandi. E una cosa che non fanno mai è mortificare gli altri. Torna a Montevideo che qui t'han lasciato a piedi pure Pia Medeo. È vero, ho fatto tele come Clem Agnelli e pure Guè. Anche Sanremo perché Amadeus ha fatto fuori quelli come te. E son felice per i soldi che hanno dato a Salmo. Ed ho goduto per i calci e fiori che ha tirato Blanco. Che ha fatto incazzare quelli che mo ti fanno l'applauso. Che tra due giorni ti riscorderanno. È vero, sono vecchio, ma pure tu sei vecchio. E io ci sta che parlo d'erba come Willie Nelson. Tu invece non puoi più vendere sesso nei pezzi d'amore alle bambine che aspettano il primo mestruo. Entrambi siamo escort, io quella d'alto bordo. Tu quella cessa che uno dice non me la ricordo. Mettiamole ste cose al loro posto. Tu fai le marchette, io al limite ho gli sponsor. Intiende Pablo? Che adesso non fare il piangina. Io non sono un rapper, non posso rispondere. Invece se sei così bravo, sei un cantante pop così completo, piglia la penna e scrivimi un pezzo tipo l'avvelenata. Che poi ci hai pure provato a fare il rap. Facevi cagare ma ci hai provato. E comunque sei più bravo come rapper che come cantante. Quindi la prossima volta togliti il mio nome dalla tua cazzo di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare. Adios Pablo. Questo dissing arriva sotto gli occhi e alle orecchie del diretto interessato, tant'è che ad un certo punto che cosa succede? Paolo Meneguzzi inizialmente scrive su Instagram questo, se lo trovo, perché qua non si trova mai niente, eccoci qua. Appuntamento telefonico, oggi ore 18. Visto che per me il pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco. Provo con una telefonata. E poi dice, dalle basi proprio, i grandi non criticano mai. Prima di fare il pop, fatevela un po' di cultura pop. Il pop è una cosa seria. Paolo Meneguzzi parla di questa, come posso dire, dualità anche da parte del pubblico. Da una parte ci sono i Rolling Stones, dall'altra i Beatles. O ami un gruppo o ami l'altro. Queste erano le vere rivalità tra artisti e non questo dissing tra lui e J-Ax. Credo che questo fosse un po' il sottotesto di quello che ha scritto Paolo Meneguzzi. Adesso però andiamo a vedere questa famosissima telefonata che Paolo Meneguzzi fa con un certo J-Ax, o vuole parlare forse con Fedez. Guardiamo insieme quello che è successo. Guardate. Pronto? Pronto? J-Ax? Ciao. Il segretario di Fedez? Sì. No, mi passi Fedez per piacere, perché io ci tenevo a parlare con lui in realtà. Sì, bello, bello il dissing, bellissimo, bellissimo, ha fatto ridere un sacco, però mi passi Fedez per piacere, dai, grazie, facciamo sul serio un attimo. Grazie. Ma non è tutto, perché se J-Ax ha deciso di fare un dissing cantato, dall'altra parte Paolo Meneguzzi, dopo queste parole che abbiamo appena letto insieme, decide di pubblicare un video su Instagram, una sorta di funerale del Pappon Pop, insomma, una sorta di lettera a cuore aperto che Paolo Meneguzzi dedica a J-Ax. Parla anche di questo CD degli Articolo 31 che teneva nel suo letto. Ascoltiamo insieme ciò che ha detto e poi lo commentiamo. Guardate. Ciao Alessandro. Ciao. Non ce l'ho mai avuta con te, davvero. E visto che alla fine è soltanto una discussione estiva,
Non farò una canzoncina, ma sarà come l'ultimo saluto, con una letterina. Sono nato come un DJ, vi suonavo in discoteca. Io con gli articolo 31 mangiavo, ballavo e dormivo. Il vostro vinile me lo portavo anche a letto. Oh, per me, santi subito, radio DJ, la cassettina. Io e i miei amici sempre pronti, lì con lo stereo. Ma quanto erano belli quei tempi. Il Walkman, i pantaloni a zampa, il Festival Bar, il Bomber, la tuta dell'Adidas, l'All Star. Te li ricordi quei tempi? Bei tempi. Volevo dirti che mi dispiace se ti ho fatto proprio arrabbiare. Ma dico io, dovevo proprio svelarti così su due piedi che era una marchetta costruita a tavolino, che ti hanno usato come un pannolino. Ma mettiamoci nella giusta prospettiva. Sai, io non ero in cerca di visibilità. Io ho solo espresso un parere su una canzoncina. E come hai visto, se la cosa ha interessato tanti e l'hanno condivisa è perché tanti l'hanno pensata come me l'altra mattina. Sembra che non hai argomenti se mi guardi gli insuccessi. Sorpresina, io sto bene, caro Ax. Non ho bisogno di fama. Ho avuto tutto. Il mio piano B è diventato il piano A. Ho mio figlio che amo e che mi ama. E una moglie che stramo e mi strama. Non metto mio figlio online per fare follower. Oh, come hai fatto esattamente tu con la canzone che gli hai dedicato? Potrei dire quindi che l'hai fatto per i soldi? Non credo, dai, siamo papà. Non voglio neanche pensarci. Quindi zitto, che i figli si lasciano stare. Ma sono contento, finalmente è venuto fuori il vero Ax. Quello che non sentivo da 20 anni. Perché in questo non sei finto e di plastica, come in questi ultimi panni. Ti volevo ringraziare, era un po' che non ero così virale. Dai, hai fatto almeno la tua unica buona azione. Magari alle porte col Signore, in paradiso, alla fine, grazie a me, ti ci faranno entrare. Vabbè, dai, ho finito, vado a bermi un caffè. È una noia sto funerale di Pappa in Paradise e mi sa che per un po' ci tocca ancora sopportare. Non ti dico addio, ti dico ciao Alessandro, perché alla fine queste sono solo chiacchiere. Fa sì che siano chiacchiere per un futuro musicale migliore. È un'occasione, tanto lo sai anche tu che può essere molto superiore. Tu lo sai, hai fatto i successi, quelli veri, non le bolle di sapone. Adios amigo, che Dio te benedica. Le parole di Paolo Meneguzzi hanno fatto breccia nel cuore del suo antagonista in questa vicenda. J-Ax infatti non sembra essere sul punto di fare una guerra con Paolo Meneguzzi, anzi accoglie questo video, accoglie questa lettera a cuore aperto come se fosse quasi, come posso dire, un gesto di pace. Infatti lui, comodamente sul suo van, immerso nel traffico, decide di pubblicare e di registrare soprattutto un video risposta finale a Paolo Meneguzzi. Guardate. Allora, stasera si risuona dopo sta settimana surreale. Vorrei prima di tutto chiedervi di smetterla di andare sotto i post di Meneguzzi per insultarlo, perché adesso la rissa è finita e mi so anche difendere da solo. Inoltre, a tuo modo Pablo, hai dimostrato di avere una minima autoironia e poi sinceramente a me la storia del piccolo Pablo che va a letto col disco degli articolo 31 mi ha fatto tenerezza e mi sono ritrasformato in Alessandro. Perché devi capire Pablo che io, come Bruce Banner, quando mi incazzo mi esce il mostro, che non è un mostro, ma è il me stesso ventenne, che è idealista sì, ma anche stronzo ed ego riferito, ed è lui che mi ha protetto in questi 30 anni di music business. Quindi caro Pablo, lasciando da parte le cazzate nostalgiche tipo ti ricordi i tempi delle Converse che sembrano robe pescate nei gruppi Facebook tipo noi nati negli anni, o quando dici tanta gente era d'accordo con me, adesso che ti ho dimostrato che altrettanta gente è d'accordo con me, forse è il caso che insieme analizziamo un po' la cosa. Primo, se io non avessi rilanciato con una story le tue critiche nell'intervista, si sarebbero perse, non sarebbero certe o diventate virali. L'ho fatto perché sapevo quello che sarebbe successo. E non l'ho fatto tanto per stuzzicare te, il Meneguzzi in sé, ma tutto l'insieme di persone di cui sei diventato in quel momento più o meno consapevolmente portavoce. Tutta quella sfera di scontenti della musica che a me ha rotto il cazzo, non recentemente, ma tipo dal 96. Vedi, le critiche che ci venivano mosse
ai tempi di Tranky Funky erano molto simili a quelle che arrivano oggi per Disco Paradise, o due stati fa per Salsa, o tre per Ostia Lido, o quattro per Senza Pagare, cinque Vorrei Ma Non Posto, sei Maria Salvador, e via così indietro fino a Oi Maria del 93. Il problema è che io perdo la brocca quando sento parlare di canzoni fatte a tavolino. Ragazzi, se esistesse un tavolino, una formula, nessuno coi soldi o i mezzi per pagarsi queste fantomatiche spinte flopperebbe mai. Invece, nonostante i budget, capita anche ai big di non beccare la hit. Quest'estate è capitato a molti e anche a me è successo svariate volte, per esempio nell'estate di Una Voglia Assurda. Quello che odio e che non sopporto è che certa gente pensi che certe canzoni si facciano solo con in mente i soldi. Disco Paradise, quando me l'hanno proposta, mi è piaciuta proprio a livello viscerale. L'idea musicale del maestro Simonetta, che è un artigiano della musica, mica un'intelligenza artificiale di Skynet, era citare Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper, che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto nella storia della musica, anche se a livello di testo e di impegno non è che sia Redemption Song di Bob Marley, altro mio pezzo preferito di sempre. Ho pensato, che bomba, si può lavorare insieme con Jed e Fedez, che sono miei amici di vita vera, quindi con cui si scazza e si fa pace, e contemporaneamente gli artisti con cui ho firmato dei grandi successi, e poi con Annalisa, con cui ho già fatto un altro pezzo nel 2019. Perché? Perché sono suo fan dalla prima volta che l'ho sentita cantare. Ho detto, dai ragazzi, andiamo in studio e divertiamoci. E qui il punto. Per me sta cosa del pop che deve elevarsi, sperimentare, parlare di ideali, è una stronzata. Per carità, sì, lo può anche fare, ma io rivendico il diritto di scrivere anche per puro divertimento fine a se stesso, non avere pretese di nessun tipo, raccontare anche solo la gioia di vivere e di essere al mondo. E questo Disco Paradise lo fa benissimo. Sta cosa che è successa mi ricorda un po' la polemica contro i film Marvel che ha alzato su Scorsese, quando ha detto che non sono vero cinema. Beh, io mi sono divertito a guardarli i film Marvel, e alla fine di Endgame ho pianto come un bambino. Quindi, se una cosa non ti piace, non la guardi, non l'ascolti, magari puoi dire che ti fa cagare ai tuoi amici o anche in un post, o lo scrivi se hai un blog o se scrivi su un giornale. Ma se sei uno che lavora nello stesso campo e lo fai, fidati che 9 su 10 stai rosicando. Questo discorso poi, oh, non vale per i rapper, lì ci sono altre regole che non sto qui a spiegare nel 2023. Poi un'altra cosa. Ho visto tutti esaltati dalla stronzata di dissing che ho fatto in 3 ore. E tanti addirittura dicono, è così che ti vogliamo, ecco. Beh, io vi dico, di pezzi così ce ne sono in tutti i dischi che ho pubblicato, anche nei più recenti. E i veri fan lo sanno, ma tutti gli altri giudicano solo i singoli, perché ormai la gente ha la capacità di concentrazione di un criceto, e sono loro per me la vera massa idiota. Quelli per cui, se i singoli vanno bene, sono scritti a tavolino. Se vanno male, sono dei flop e ti danno del fallito. E tu lo sai molto bene, Pablo, perché quando c'eri tu con Vero Falso al posto della Disco Paradise, te ne hanno dette di tutti i colori. Sei stato sfottuto dai giornalisti musicali, che praticamente erano i boomer di Facebook di quei tempi, e mille canzoni rap, però mai nelle mie. Vedi, Pablo, oggi che sono rientrato in me stesso, mi piace pensare che abbiamo trollato entrambe le parti di questa massa social che è governata non certo dalle canzoni o dalle canzonette, ma dagli algoritmi. E magari da sta stronzata ne viene fuori anche qualche spunto interessante. Buona estate, caro. E di fronte a queste immagini, quello che ci viene subito alla mente è che forse, chissà, magari Paolo Meneguzzi e J-Ax si incontreranno. Da questo dissing uscirà una cosa positiva, un progetto insieme, forse? Non lo so. Quello che so è che sicuramente, diciamo che gli animi sono un po' più distesi e non più tesi, come era prima, no? Perché, insomma, sentirsi dire sei la versione tarocca di Tiziano Ferro comprato su Wish non deve essere bello. Allo stesso modo non deve essere bello sentirsi dire che sia i papponi
del pop. Fatto sta che a chiudere questo dissing super super trash e inaspettato è proprio Paolo Meneguzzi, che si lascia andare ad una nuova lettera a cuore aperto, perché credo che stesse leggendo in questo video che sto per mostrarvi, dove fa un po' il punto della situazione della sua vita, della sua carriera, di come la sua vita è cambiata da pop star italiana conosciuta anche fuori dal bel paese a papà e allenatore di nuovi cantanti. Guardate. Ciao Alessandro, sono davvero contento che per te la rissa sia finita, perché per me non era neanche mai iniziata. Tutto è partito da un articolo, sul mio parere, soggettivo, durante un'intervista, non un attacco diretto a te, per niente. Quindi, ora possiamo parlare di musica. Bene, perché di questo volevo parlare. Amo la musica, vivo di musica da anni. Tanti, tantissimi anni. Come te, tutti e due ne abbiamo viste di cose, concerti strepitosi, altri più o meno, chi se ne frega, e questa è la fortuna del nostro lavoro, giusto? Quindi parliamo di noi e della musica. Ti chiedo scusa in anticipo, te l'ho già detto, io la musica la vivo e la amo, quindi mi perdonerai, lo faranno tutti, che la risposta te la leggo. Ho voluto prendermi il mio tempo e fissare la risposta perché la musica merita rispetto e le giuste parole. Dai, partiamo. E inizio con il ringraziarti dell'invito ai tuoi fan di smettere di scrivermi sulla mia pagina. Insulti e commenti pesanti. Ovvio che questo vale anche per i miei. Ragazzi e ragazzi, stop, davvero. So che è affetto e ne avete dimostrato tanto, ma me la cavo. Sono quasi 30 anni che sento le stesse critiche su di me. Ho le spalle talmente larghe che qualsiasi insulto mi scivola addosso senza lasciare effetti collaterali. Ho dormito sonni tranquilli, come sempre. Ho detto solo quello che penso e quando uno dice quello che pensa, può piacere o no, ma diventa sempre un motivo di discussione e di crescita. Questo sempre, con chiunque tu abbia a che fare. Anche con un bambino, anzi spesso di più con un bambino. Per la musica ho sempre la stessa gioia del bambino, anche se ormai sono cresciutello, un ragazzo che da 30 anni gioca nella Serie A della musica, tra successi o insuccessi, momenti sì e momenti no, tra hit da primi posti e, come giustamente dici anche tu, Alessandro, canzoni che credevo avrebbero spaccato e poi non hanno fatto niente. Oggi ho deciso di giocare sempre in Serie A, ma di cambiare ruolo. Non vedo più in me il grande progetto pop come lo immaginavo su di me ai tempi e quindi mi sono messo a fare l'allenatore. Quindi è nata la mia accademia, la Pop Music School. Vorrei trasmettere, come hai detto tu, ideali e vorrei riuscire a trasmettere di fare musica con un certo tipo di approccio e di mentalità. Ti è piaciuto che parlassi degli articolo 31, ma è molto significante. Ci sono alcune tra le mie origini, dicendo articolo 31 citi un'epoca, un luogo, un come, un quando e un con chi. Esattamente come dire la cassettina di Radio DJ o le All Star o il Bomber. Ma come lo è anche Paolo Meneguzzi. Per il suo pubblico, siamo brand a cui associ un'epoca, i primi amori, le sensazioni, le emozioni dell'adolescenza. Insomma, storie e carriere diverse, ma parallele. Ma perché diventa importante quell'epoca? Proprio perché, l'hai detto tu, gli ideali. Eravamo ventenni, avevamo l'energia e forse anche l'incoscienza di voler dire la nostra e di spaccare il mondo. Non credo onestamente che tu immaginassi di scatenare questa bufera con il tuo post. Credo di più che, come hai ben detto, ego riferito, tu pensassi di affondarmi con un tuo messaggio e che bastasse, ma poi ti sei incontrato con un problema reale che alle persone oggi sta sulla pelle o in gola e che nessuno affronta, anche per paura di essere tagliati fuori. Quando ti ho scritto che mi è piaciuto vedere nella tua canzone contro di me il vecchio J-Ax, lo dico seriamente, arrabbiato, ironico, vero, mi hai riportato ai vecchi tempi, ho sorriso, ho apprezzato anche le parole di fuoco usate per puro divertimento e alle quali spero non ci sia nulla di personale se non sfottò. Stessa cosa che ho fatto io, era una battle. Tu dici che non esistono canzoni a tavolino? Beh, dal mio punto di vista non è assolutamente vero. Direi che tutto è a tavolino. Non dobbiamo far credere al pubblico che non sia così. Attenzione, non sto dicendo che non vi sia arte comunque, ma comunque il tavolino c'è. Poi ci sono canzoni a tavolino che hanno arte e altre no, o molto poca. E te lo documento. Il pop, il per lo più del pop, oggi, è fatto di canzoni scritte a tavolino, con uno schema. E gli schemi sono tutti uguali da 60-70 anni.
strofe e ritornello, ricalcano ancora l'epoca della nascita del pop. Yellow Submarine, dei Beatles? Quello è. Le canzoni pop potrebbero durare anche 2 minuti soli, in realtà. Poi c'è chi, per allungare, ha voluto aggiungere la parte che noi chiamiamo special, e quindi oggi non bisogna comunque superare i 3 minuti, 3 minuti e mezzo, altrimenti stufi, annoi o le radio non ti mettono. Ecco che con 2 elementi stiamo già parlando di costruzione a tavolino. Tu dici che non esistono canzoni a tavolino e ti sei offeso a morte, ci sta, è la tua idea. Non la mia, infatti guarda caso gli autori e i produttori di Disco Paradise sono gli stessi di Due vite di Mengoni, Tango di Tananai, Mon Amour di Annalisa, Notti in bianco di Blanco, Crisi di Stato di Fedez, Made in Italy di Erosa Chemical. Quindi di cosa stiamo parlando? Ce ne sono anche tante altre, non l'elenco, le potete trovare. Di pop, che non è a tavolino? Questo pop non è a tavolino? Certo che è a tavolino. Voglio chiarire una cosa, non è che tutte queste cose, queste io le considero marchette, ma diciamo che il tuo discorso un po' troppo romantico sul successo va un po' a cadere. Quindi io non ci trovo nulla di così tremendo nella marchetta. Se poi ci metti una ricerca di identità, un messaggio nel testo, una faccia o una voce importante, musicisti importanti, tecnici importanti, studi importanti, beh, si somma arte su arte e il progetto diventa di qualità. Non mi sorprende per niente che dietro un progetto pop ci sia un grosso investimento, come c'è stato su di me. Vai a vedere come e dove è stato fatto Vero Falso, mixato negli studi Metropolis di Londra con Metau, che ha vinto i Grammy Award con Lauryn Hill. Quindi prima di parlare di Vero Falso, il pubblico si dovrebbe un filo informare su cosa ci sia dietro Vero Falso. Sì, ero priorità Warner in America con Madonna, e allora? E allora? Come dicono gli articoli? Ma come c'è un grosso investimento su Justin Bieber o come c'è su Miley Cyrus? Dove sta il problema? Quando poi ascolti il disco senti chi canta, com'è registrato, da chi, e senti subito i problemi che ci sono invece in un'autoproduzione e capisci cosa significa e dove sta la differenza. Ed è una grossa differenza e credo tu lo sappia bene, per questo lo dico, per il pubblico. Il problema non è la costruzione artistica di un progetto pop, il problema è quando ci si avvicina di molto all'intrattenimento, che allora si perde l'arte. Tu dici, evviva, che non ci sono più i grandi pappori, i produttori. Ma allora spiegami, perché arriva l'autore o il produttore di fama o famoso di turno e gli si crea una lobby intorno, non si ascolta più nessuno e funziona solo quello? A me spaventa molto che in Italia i vertici discografici, le radio, non ascoltino più la musica, che guardino i follower, che non sentano le esigenze dei giovani, che se ne freghino della qualità, che ti dicano non è importante che canti bene, l'importante è che sia trap, che dica parolacce, che se ne freghino di chi li ha suonati, di come sono stati suonati, dove e da chi. Questo non è amare gli artisti. Una volta era importante, credimi, faceva la differenza nel pop, perché non si sentiva, ma si ascoltava la musica. Sembra che dobbiamo ridurci, noi quarantenni, a parlare come parlano i giovani per arrivare ai giovani. Dai, vai, prendi cash, porta Vax, prendi il mix, party dance. Ma il senso? Non suona da marchetta? Adesso, se non fosse che poi mi accusano di ricerca di visibilità, ti inviterei alla prima mondiale di Stars. Ma poi sai come sono i social e gli haters. Ma dato che eri nella cassetta che ascoltavo, se vuoi ti mando un link in privato. Perché è stato bello discutere con te e risvegliare un dibattito che spero che possa smuovere qualcosa. Quindi un parere tra musicisti è sempre ben accetto. Ciao Alessandro, grazie di questo angolo d'estate, mi sono divertito. Ed arrivati a questo punto, cosa ne penso io? Beh, innanzitutto credo che questo dissing ci abbia anche un po' fatto riflettere su quella che è la, come posso dire, il panorama della canzone, della musica pop in Italia. C'è chi dice che il pop non esiste più, c'è chi dice che il pop era soltanto all'epoca di Madonna e forse di Britney Spears. E poi è finito con Beyoncé qualche anno fa? Insomma, non è molto semplice capire che piega abbia preso la cultura pop in Italia e nel mondo. Una cosa però che mi preme dirvi è questa. Spesso, ogni estate, ci sentiamo dire in giro anche che queste canzonette, questi tormentoni estivi non vogliono significare nulla, non hanno un peso sociale, non hanno senso quasi di esistere, no? Da, che ne so, Danza Kuduro a queste canzoni di J-Ax e Fedez, insomma, in questi ultimi anni sono tanti i tormentoni, Baby K, Giusy Ferreri, adesso c'è Annalisa. Sempre più spesso
ci sentiamo dire, beh, queste canzoni non hanno senso, le canzoni vere, le canzoni belle c'erano anni ed anni fa. Allora, che cosa ho fatto io? Pensate, mi trovavo in Croazia, a Zagabria, seduto in un McDonald's. Ad un certo punto, no? Sapete che c'è la radio al McDonald's, come insomma in tanti bar, parte una canzone italiana e dico, oh mio Dio, ma che sta succedendo? Siamo in Croazia, siamo a Zagabria e questi sentono le canzoni italiane. Ed era una canzone super conosciuta. Un'estate al mare, stile balneare. Insomma, cioè, correva l'anno 1981 quando Giuni Russo cantava Un'estate al mare, canzone iconica, canzone che tutti quanti conosciamo. Ora io dico alla buon'anima di Giuni Russo, che è stata un'icona per mille ragioni, quella canzone diventata un tormentone che conoscono tutti quanti anche oggi, che cosa voleva dire? Un'estate al mare, stile balneare, cioè adesso non mi ricordo tutte le altre frasi, ma era ovviamente una canzonetta, un po' come ah, abbronzatissima, ti amo e tu lo sai. Cioè ragazzi, le canzoni, i tormentoni estivi sono sempre esistiti. Adesso forse ce ne rendiamo più conto perché gli anni passano, perché c'è il Cornetto Algida come sponsor, c'è San Montana come sponsor, lo capisco, ma è sempre esistita questo genere di pubblicità nei videoclip piuttosto che nelle canzoni, è sempre esistito. Cioè, dobbiamo indignarci adesso perché uno dice labbra rosso Coca-Cola? Credo proprio di no. Quindi questo per dire che cosa? Che basta dire, ai miei tempi le canzoni erano più belle, ma che state a dire? Cioè, comunque, le canzonette sono sempre esistite. Posso dirvi una cosa? Ben vengano le canzonette, non è che dobbiamo sempre e soltanto ascoltare canzoni che veicolano messaggi super importanti. Spesso e volentieri c'è anche bisogno e spazio di superficialità. Anzi, più che di superficialità, di leggerezza. Arrivati a questo punto, però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Insomma, un dissing che ha appassionato tutti quanti qua sui social, un dissing che ha diviso. E voi da che parte state? J-Ax o Paolo Meneguzzi? E soprattutto, pensate che in futuro possano collaborare insieme? Aspetto i vostri commenti come sempre qui sotto. Il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai! Saluta, Mark! Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!